un ritorno della stagione del Teatro Garibaldi che è importantissimo, un po' perché finalmente torniamo ai tradizionali appuntamenti della stagione di prosa e stagione concertistica dopo gli anni difficili delle restrizioni della pandemia, ma anche e soprattutto perché quest'anno è un anno di festeggiamento. Il nostro teatro arriva a 150 anni della sua storia e a 50 anni anche della stagione di prosa. Quindi abbiamo voluto fortemente portare in questo luogo una stagione che fosse uno specchio veramente di tutti i possibili gusti sul teatro, accogliendo i pubblici più diversi. La stagione torna ad avere i suoi 10 spettacoli su 2 repliche e la stagione concertistica riporta ovviamente i 6 spettacoli dell'Orchestra Regionale della Toscana, più un matinée destinato proprio alle scuole e dedicato quindi ai più piccoli, con anche 2 appuntamenti con gli Amici della Musica di Firenze, che è un'antica collaborazione del teatro che quest'anno riscopriamo proprio nei prossimi giorni. E insieme a questi appuntamenti consolidati arriva anche un nuovo momento dedicato al teatro, che è Fuori Scena, una serie di appuntamenti col teatro in cui ci saranno visite guidate all'interno del teatro stesso per scoprirne le parti più segrete, spettacoli itineranti all'interno del teatro e uno spettacolo che è stato proprio prodotto dal nostro comune con Canter Artaud, che si chiamerà Ceneri e che vedrà le sue repliche avere luogo in quella che è definita la soffitta del Teatro Garibaldi. È uno spazio da riscoprire che ha 25 posti, quindi lo spettacolo sarà completamente gratuito e è dedicato un po' a chi ha la curiosità di scoprire un teatro più innovativo piuttosto che la prosa tradizionale. Questa è un'occasione eccezionale per celebrare questo luogo straordinario della nostra città e quindi davvero l'invito a tutti i cittadini a tornare ad abbonarsi al teatro, a tornare a comprare i biglietti, a venire agli spettacoli gratuiti, perché questo sarà un anno davvero dedicato a questi 150 anni del luogo della cultura, che è un luogo che parla alla nostra comunità e insieme al quale la nostra comunità è cresciuta e si è evoluta ed è cambiata nel tempo.